Allora, no, sì, allora, siccome questo è il premio Gastonemo Skinner, che come sapete è dedicato a, alla valorizzazione del cinema in Umbria, quindi ai personaggi che hanno aiutato a far crescere la nostra cinematografia e anche ai personaggi del nostro territorio che hanno dato la luce. Tu sei di Narnia, lo diciamo, per chi non lo sapesse. Sì, quindi appartieni a questo territorio. Quest'anno Don Matteo, che è la serie Umbra più famosa, tutto sommato in televisione sicuramente l'Umbria è conosciuta soprattutto grazie a Don Matteo, quest'anno fa 20 anni, quindi sì, abbiamo pensato di celebrare. Finendo la serie nuova, usciamo il 7 gennaio e sì, sì, no, no, perché se spara troppo allora... E sì, ci è andata bene. Insomma, tra l'altro in questa serie, anche nella penultima, mi sembra c'è, ha partecipato anche il personaggio che poi fra poco sarà rilasciato. Me lo fai dire un attimo? No, perché là c'è Francesco Salvi. Dove sei, Francesco? Io ho conosciuto Francesco 20 anni fa in un Don Matteo dei primi, e lo dico, non ha bisogno di sviolinate, ogni volta che lo vedo glielo dico, per me è uno dei personaggi che fa più ridere al mondo. Noi abbiamo una lista con Nino quando è venuto a Dopo Fiction, siamo venuti a trovarci, ragazzi, insomma, per quelli della mia generazione Francesco Salvi è un mito, glielo dico sempre, lo stalkerizzo sempre ogni volta che lo vedo, basta, ciao. Veramente, Francesco Salvi. Fra poco salirà sul palco, ma... A prima, ecco, siccome questo premio è intitolato a Gastone Moschin, sì, lo vogliamo ricordare il motivo. Gastone Moschin ha vissuto per più di 20 anni, ma anche 30 credo, proprio a Narni, a Capitone, sì, e qui ha aiutato proprio facendo la regia di tanti spettacoli anche amatoriali per delle compagnie del territorio, e poi insieme a Marzia Ubaldi e alla figlia Emanuela ha fondato una scuola di teatro, la Mumos, che ha formato tantissimi. Eccolo là, ciao Oreste, eccolo uno. Ecco, ciao Oreste. Ne abbiamo uno che tra l'altro era come regista nel filmato che abbiamo appena visto. Oreste appunto è uno dei tanti. C'è anche Alice? Ecco, c'è anche Alice Visconti, che è un'altra attrice uscita dalla Mumos, grandi professionisti sì, che danno lustro insieme a te. No, io a Gastone devo ecco, tutto. Ecco, volevo che ci raccontassi il tuo rapporto sì, con velocemente, Gastone. Velocemente, senza tediarvi, la vita ci vuole anche fortuna. Io insomma, da sempre sono malato di volevo fare questo mestiere, lo faccio indegnamente, ma è andata bene perché ho avuto molta fortuna, però la fortuna più grande è stata che la mamma di una mia compagna di classe, e questo parliamo del 1989, ti dico, stavamo in quarto superiori, la mamma della mia compagna di classe faceva le pulizie a casa di Gastone, io l'ho vessata tutto, poi il culo doppio, che a me mi hanno segato, quindi io l'ho trovata in quarto questa, e quindi proprio se non mi segavano, cioè è proprio una coincidenza, lei faceva le pulizie a casa di Gastone, l'ho vessato per farmelo conoscere, lui dice va bene, mandamelo a casa, e io non so se qualcuno di voi è stato a casa di Gastone, c'è questa villa in campagna strepitosa, e si è presentato, io vedevo questo gregge di pecore da lontano, invece c'aveva questi 8 pastori maremmani, lui arriva, sembrava il vecchio dell'Alpe, in 2 secondi l'ha zittiti, entra e mi ha dato quei 3-4 consigli per cui potevo iniziare, e poi mi ha messo nella sua agenzia, ma parliamo veramente di 30 anni fa, ero proprio ragazzino, avevo 18 anni, e da lì è nata un'amicizia che è continuata nel tempo. E veramente mi ha dato quei consigli, il primo consiglio fondamentale per fare l'attore mi ha detto vai a Roma e capiscilo da solo, nel senso buttati in una scuola di recitazione, me l'ha consigliata lui una, e l'ho fatta, e conosci, ti impratichisci, vai e bussa a tutte le porte. Poi mi ha detto un'altra cosa che succede, che sarebbe successa dopo i 40 anni e in realtà si è avverata, ma questo è un segreto che tengo con lui, e quindi io veramente devo tutto a lui, diciamo lo startup di... Devo tutto a Gastone, per questo sono qua con gioia vera. Allora, diciamo che questo premio quest'anno... Sto andando veloce perché so che non abbiamo tempo, sì, quindi dobbiamo, sembro a Wanagana. Dobbiamo partire con il film, anche perché appunto inizia a essere un po' tardi, ma volevo sottolineare, quindi per quello che ci hai appena raccontato, che veramente quest'anno il premio Gastone Moschin assume una valenza particolare, e allora te lo consegniamo, il premio Gastone Moschin a Pietro Pulcini. Grazie, grazie Gastone. Grazie, grazie mille. Facciamo le foto. E poi ha fatto la Mumos con queste. Io me la sono sposata a uno della Mumos, quindi figurati. Quindi proprio, vero? Sì, mia moglie faceva la Mumos con loro, il corso vostro, e me la sono presa, cioè quindi pensa che cazzo, cioè, ma l'ho rovinato, cioè, non so se ha cambiato la vita. No, sì, ma anche, a volte anche, insomma, non so se è stata una cosa, no, sto scherzando, è stata una cosa positiva. E vabbè, basta, sigla. E allora a questo punto possiamo introdurre insieme, sì, il nostro prossimo ospite.
Una volta il lupo andava via come il pane, è un mitico Francesco Salvi, è un onore, veramente, per me è un onore. Dove vai? Per me è un onore. Caro carabiniere, che bell'uomo. Caro Arnaldo, ciao, io quando vengo a Terni mi sembra veramente, guarda che personaggio, c'è proprio gente da, ospiti intergalattici da tutto il mondo. E non solo. E vi ringrazio perché vedo che a Terni mi volete particolarmente bene, mi devo stabilire qui, l'ho già detto una volta, ma mi sa che lo farò. Questo film che vedremo adesso è un film che ho prodotto insieme a quello che fa il protagonista e si intitola The Game Changer perché c'è un personaggio che cambia il gioco. Poi il film è ambientato in un ambiente di videogame, questo è un grafico di videogames. Ah, perché non si sentiva? No, è così, sì. Così è meglio, più accordante. C'è questo che lavora nel campo dei videogames e interviene una ragazza e cambia le cose, qui cambia il gioco, ma poi vedrete. È un tentativo di fare delle cose laddove il panorama attuale, vero? Non c'è veramente grandi spostamenti, non possiamo produrre e fare. E allora tentiamo quanto si può fare, andare, aiuto, mi trattenga, mi tenga, stiamo con rotto il cinema, sta rotolando. E allora siamo andati all'estero a fare delle cose e faremo un altro... Il prossimo film, invece, che produrremo, si intitola Nessuna novità da Gallarate. E a Gallarate ci ha chiesto perché, vedrete, è un film comico, questo invece è semidrammatico, cioè una cosa così. E ci sarai anche tu, naturalmente. Grazie. Fra i produttori, soprattutto. No, se lo faccio, senz'altro, se lo facciamo, bisogna avere i soldi. Bisogna vedere cosa succede a questo. Ti sposti, che se no mi copri. Oh, così vedo tutti fino alla fine. Spero che vi piaccia e sia una cosa, stiamo cercando la distribuzione non in Italia perché è impossibile, oh bell'uomo, ma... Possiamo dire che questa è la prima visione italiana? Sì, non l'ho ancora visto neanche io, infatti non è detto che rimanga poi alla fine, perché l'abbiamo montato, fatto, girato, poi sono stati messi i sottotitoli, le musiche eccetera, ma la versione finale non l'ho vista e come tu mi insegni, il regista è il primo lavoro che fa, vero così? Opera prima? Temo qualche sorpresa, perché c'era una scena da togliere. Vabbè, adesso non lo dire, sennò scoraggia il pubblico. Allora, se la scena c'è la vedono e non sanno che non è stata tolta. Se è stata tolta non c'è e non sanno che scena era. No, lo dico perché così capirete il mio tremore, andrò su di là a vederlo. Dipende da quanto dura. Tu hai visto quanto dura? Un'ora e quaranta. Un'ora? E quaranta. Mi sa che c'è. Mi sa che è rimasta. Vabbè, niente, mi sembra una bella cosa. Sta andando in giro in vari festival, ha vinto vari premi, io non ho capito perché, quindi vedremo, spero che vi piaccia, siate buoni e altrimenti mi trovate a casa sua nascosto. Hai già grazie fatto... a tutti, buon divertimento. Già hai fatto, dobbiamo andare veloce, ma io non volevo andare così veloce. Va bene, insomma, due parole in più potevamo dire su Francesco Salvi, che appunto no, lo conosciamo caso, come comico, ma che appunto dai, su, domani, qua, di là. Domani Francesco dovrà ricevere un premio anche sì. Lui. Sì, sì. Ah, sì, sì. Che ha vinto l'ultima edizione, ma non l'aveva ricevuto perché è ripartito e non è lì alle premiazioni. Per un altro film molto particolare, perché appunto noi ti conosciamo, quelli della mia generazione, per il Mega Salvi Show, per Drive-In, i più giovani per Un Medico in Famiglia e Un Passo dal Cielo. Il lato drammatico. Ma il lato drammatico che dicevo prima. Ma in realtà Francesco Salvi è un personaggio ben più poliedrico di quanto sembri. Sì. Così, giusto per dire, possiamo... Sai, quando uno è poliedrico, quando uno ha più facce, prende più schiaffi, capito? Se uno fa il comico e basta, non fa ridere, lo picchi. Se uno invece fa anche il drammatico, disegna, dipinge, suona, ecco. Va a casa che c'ha una faccia così. Lui dipinge, ha fatto ultimamente, si è dato molto alla pittura, ha esposto al Cortile d'Ambrosiano a Milano, a Cortina, a una mostra che si chiama I Diavoli Custodi, che sta bravo. Girando l'Italia e non solo l'Italia. È musicista, ha scritto canzoni per Mina, ha composto anche opere di musica contemporanea. E che più ne abbia ne metta. E a livello cinematografico appunto ha un'attività che noi conosciamo poco, all'estero, ha girato in Germania. Lui ha vinto questo premio 5 anni fa per un film che avevamo fatto anche questo in anteprima assoluta in Italia, un film americano in cui avevi recitato a fianco a Val Kilmer, Dennis Hopper e altri, un film hollywoodiano inedito in Italia in cui faceva il mafioso, pur essendo di Luino facevi un siciliano perché gli americani, sì. Gli italiani sono tutti uguali. E per questo domani tra l'altro ti consegneremo appunto il premio come miglior attore non protagonista per Ten and Wolf. Ten and Wolf, due Ten and Wolf.
Due vie di Filadelfia, la decima e la Wolf. E questo film, l'abbiamo già detto, l'avete già capito, rientra in questa sua attività che in Italia conosciamo meno, di attore e produttore, perché questo film lo hai prodotto in Inghilterra appunto con insieme a questo attore e regista, alla sua opera prima. Ma come ci insegna Pulcini, l'attore fa tutto, basta che glielo chiedano. Quando seduto, cioè, con piacere sta zitto. No, non è vero, fa così perché... perché se non lo picchio. Allora, no, invece complimenti a Pulcini. Hai fatto anche il boxer con noi. Come no? Sì, come no? Sì, sì. Sì, era drammaticissimo. Sì. Quella cosa lì l'abbiamo girata a Gubbio. Con Leone Pompucci. Come sono arrivato, ho cominciato a nevicare per 15 giorni, tutti disperati, non si poteva andare in giro, e ha mandato via il regista, come se il regista fosse il responsabile del clima. Sì, sì. Che poi arrivò... Barzini, mandato via poi anche lui, perché poi piove. E allora se piove va via il regista, poi arrivò il sole e mandarono via quello di lì perché doveva piovere, insomma gli effetti speciali costano. Allora, Sorrentino? Ah no, può darsi. Va bene, niente, allora, grazie di tutto. Ci vediamo il film, domani insieme a noi, sarà un pomeriggio, non ve lo riassumo perché andiamo appunto, siamo già in ritardo, ma lo trovate sul programma e sulla rivista, un pomeriggio molto intenso in cui avremo anche, parleremo di robotica, niente meno che con un monsignore del Vaticano e con un robot che sarà qui sul palco con noi, tante altre cose, i nostri ospiti già se ne stanno andando, quindi e Francesco sarà con noi appunto anche domani pomeriggio, se volete fargli qualche domanda appunto potrete, stasera no perché appena finito il film dovremo lasciare il cinema. Grazie. Grazie ancora a Pietro Pulcini e Francesco Salvi. The Game Changer, buona visione.